povertà, dove un soggetto come me è difficile da omologare, un soggetto come il mio mette in imbarazzo la società civile. Ma perché parla la società civile? Qual è il motivo per cui parla? Per cui il percorso del test è completamente diverso dal percorso del pentito. Il pentito arriva là, si accusa del più grosso omicidio, si accusa di delitti allucinanti, di operazioni come può essere stato Spatussa, attentati a Falcone, a Borsellino, a Piccolo Di Matteo. Già il fatto di accusarsi di questi delitti efferati ne accredita il personaggio nei confronti della magistratura. Il percorso di un test è completamente difficile. Il test deve sì fare dichiarazioni, ma deve anche accreditare quello che dice, soprattutto fornendo riscontri, fornendo del materiale a supporto di quello che dice. E ovviamente lì dove c'è la consapevolezza che nel momento in cui produco un materiale posso andare anche in o faccio una dichiarazione con un'ultima esempio, è quella della dichiarazione fatta a Caltanissetta nei confronti del dottor De Gennaro, che aveva insomma nominato San Gennaro, tanto già mi ha calunniato, per cui ci avevamo citato perché c'era un lettura in mezzo non fa. Capite bene come ogni volta che racconto qualcosa, perché quello che racconto io, a differenza di un collaboratore, un pentito come Spatussa, che sta facendo un grosso contributo, ma sta dando un grosso contributo in quella che è la strage di Borsellino, in quello che sono stati gli esecutori materiali, per cui Spatussa, grazie a Spatussa si sta potendo, credo che da qui a poco sarà chiesta anche di rifare il processo, ma si sta ridisegnando quella che è stata un po' la mappatura criminale proprio nell'esecuzione dell'omicidio Borsellino. Io ovviamente i miei racconti mirano in alto, mirano molto in alto, coinvolgono personaggi. Ogni volta che dico una parola c'è il rischio di una calunnia. Lì dove ovviamente ho il dovere anche di tutelare quelli che sono terzi personaggi aggregati, la mia famiglia che volta dice Massimo perché ti stai mettendo in queste condizioni, perché stai peggiorando tutto il tuo percorso processuale, stai mettendo a rischio l'indulto, stai mettendo a rischio tutto, qua rischi realmente di poter finire in carcere, cosa che se come hanno fatto centinaia e migliaia di persone se ti facevi i famosi fatti tuoi, sicuramente non avveniva. Per cui la redenzione ovviamente è anche frutto di un ragionamento, ovviamente laddove io sono portato a indicare personaggi e non ho elementi a supportare quello che dico mi inducono a una prudenza eccessiva. Ovviamente nel momento in cui riesco a ricostruire anche attraverso questi documenti e riesco anche a dimostrare, a cercare di dare un supporto a quello che dico, produco il tutto con la magistratura, ma è un lavoro molto complicato perché non è facile interpretare anche tutti quelli che sono i manoscritti di mio padre, per cui di volta in volta anche con la magistratura vengo risentito, mi viene chiesto altro materiale a supporto. È un percorso lento, un percorso ovviamente molto delicato e che sicuramente, come vedete, sta risvegliando tante memorie. Ma credo, e lo dico sempre con la massima, credo che se c'è un contributo che possa avere dato è che oggi, rispetto a quelli che sono stati gli anni della trattativa, lo dico sempre, non so se si arriverà mai a un processo, se si arriverà realmente a mettere alla sbarra questi potenti, ma credo che specialmente i giovani, che qui vedo già in tanti, credo che quello che è successo non c'è bisogno di un processo, ci siamo fatti già un'idea tutti quello che è successo in quegli anni, e credo di aver avuto un grande contributo in questo risveglio delle memorie. Ovviamente ogni giorno si assiste a una rivelazione in più, a qualcosa che ti imbarazza, per martedì prossimo sarò di nuovo interrogato al processo, questa è la trattativa, per non so quanti giorni o non so quante ore. E per il da dire,